qual è il ruolo di chi aveva già tutto dentro alla chat in questo? Sì, ma diciamo che per me beccarci era facile, perché WeChat viene dalla Cina e la Cina ha avuto il boom di internet quando tutti i cinesi avevano già uno smartphone in mano, quelli che potevano accedere a internet, che è quello che sta succedendo da noi con le nuove generazioni, cioè imparano internet con uno smartphone. Io ho imparato internet con il modem 56K, no? E quindi io ho imparato internet, diciamo, un pezzo alla volta. Cioè, c'è il browser, c'è il gestore di posta, c'è il social. Loro imparano tutto già con questo in mano. E quindi gli viene spontaneo cercare di fare tutto nel modo più semplice. Quello che fanno tutti i giorni è chattare e istintivamente cercano più cose dentro la chat. Mm-hmm. Quindi questa è un po' la spiegazione di questa cosa. Da qui si apre un mondo, perché... Per darvi un'idea, Pony Ma, il fondatore di Tencent, che è l'azienda che ha WeChat, poco tempo fa in Cina ha fatto una conferenza e ha detto: ma perché spendete ancora soldi sviluppando app? WeChat è di fatto un sistema operativo. Fate HTML5, cioè un codice abbastanza semplice, e mobile site, integrati dentro WeChat, vi costa meno, è un unico ambiente, fate tutto. Avete già i pagamenti, tutto agganciato, è più facile. Là sta succedendo. E c'è già un pubblico... Sì, perché in Cina siamo attivi, sono un po' di più di 760 milioni, che di fatto è chiunque abbia uno smartphone. Mm-hmm. Per cui, diciamo, sei già dove dovresti essere e ci arrivi in modo molto semplice. Allora, in Cina è successo già anni fa, perché per quello che dicevo prima, per la dimensione dell'economia, per il ruolo di Tencent, per tante cose. Qua sta succedendo, dove con qua intendo fondamentalmente tutto l'Occidente. Con più calma, non sta succedendo con un salto tecnologico, cioè l'utente normale, diciamo medio, non è bello dirlo, ma non è pronto a fare il salto e saltare dalle nostre applicazioni al mondo WeChat, perché è molto diverso. Secondo me pian piano sta evolvendo con l'evoluzione di Facebook, quindi man mano che Facebook Messenger aggiungono pezzi, sì. Di fatto va a fare quello che già stiamo facendo in Cina da 3 anni noi. Però pian piano ci arriva, e qui il pregio di, secondo me, chi fa app in Occidente è quello di saperle fare con una UX che piace a noi. E quindi... Ma probabilmente il limite, volendo, di WeChat è che quando la apri di qua è molto diversa da quando la apri di là. I contenuti al suo interno qui ne mancano diversi, manca la possibilità di inviare denaro, manca la possibilità di chiamare una macchina. Qual è, se la puoi raccontare, la previsione per avere nuovi contenuti all'interno di questo contenitore? Ma allora, premesso che è vero, assolutamente vero, nel senso che WeChat è stato lanciato, a mio avviso, con un vizio di fondo a livello internazionale. Io lo posso dire perché non ero ancora in azienda, quindi vado sereno. No, nel senso che l'ipotesi era, come applicazione di comunicazione è superiore a quelle che ci sono in Occidente, quindi basta quello per prendere il mercato. In realtà sappiamo che mollare una chat e passare un'altra è un massacro. Il caso di Telegram ce lo racconta abbastanza, tutti dicono è meglio, poi però la usa 1 su 10. Corretto. E quindi cosa succede? Che siamo arrivati lunghi col fatto invece di lanciare l'ecosistema, che è quello che dici tu. Cioè, se io avessi potuto disegnare il lancio 4 anni fa, probabilmente non avrei speso 1 euro di comunicazione prima di aver creato tutto l'ecosistema. Mm-hmm. Che richiede 2 anni di lavoro, perché i pagamenti devi mettere a posto con le banche, SEPA compliance, tutto. Banalmente, 4 anni fa l'ATM non aveva i biglietti col QR code, noi potevamo implementarglielo così gratis. Quindi erano quelle le cose da fare, e poi dire, guarda, fiammata di comunicazione, guarda, tutto il resto puzza di vecchio perché puoi fare tutto. Non è stato fatto così, adesso secondo me è tardi. Quello che stiamo facendo è spingere molto di più sulla parte di strumento di comunicazione. Per esempio, una cosa che non sa nessuno: dentro WeChat va bene, fai chiamate audio e video, e questo va bene, ma adesso fai anche WeChat Out, cioè chiami anche i numeri fissi in tutto il mondo, costa meno di Skype Out, e hai tutto un meccanismo legato alle chat per cui puoi regalare crediti ai tuoi amici. Quindi io per Natale ti regalo il fatto che puoi chiamare i tuoi parenti e fargli auguri, no? Cioè, mm-hmm. Quindi diventa un sistema di comunicazione molto sofisticato. Il resto dell'ecosistema arriverà, però i tempi non sono ancora certi,
E a mio avviso è sempre più difficile perché pian piano l'acqua sta salendo, no? Cioè comunque le altre app stanno impalando. E l'arrivo dei bot in qualche modo non aiuta, perché se si automatizza tutto diventa più facile anche per gli altri recuperare terreno. Esatto. Ma il grosso, se non è il grosso passo l'ha fatto Facebook quando ha messo il back-end dietro Messenger. Una volta che hai fatto quello, dopo è soltanto sviluppo, no? Sì. Però il passaggio logico l'hai fatto, e infrastrutturale. Poi io ho visto, poi tu avete scritto un articolo che io condivido pienamente, cioè i bot fanno ancora schifo, non funzionano. Scritto io. Non potrei essere più d'accordo. Cioè nel senso che secondo me qui stiamo un po' sbagliando una cosa. Allora, WeChat permette alle aziende di avere una presenza tramite un account ufficiale. E io posso chattare con le aziende in modo anche automatico. Ok, quindi un pezzettino di bot c'è. Ma poi da lì l'interazione esce dalla logica della messaggistica. Cioè io navigo su dei mobile site e fruisco di servizi dentro la chat. Ma non è che chatto sempre. Qui invece stiamo pensando che qualunque cosa, cioè che tutti gli anni di UX verranno buttati via perché tanto la gente manda solo messaggini. Non è così. Cioè, pensate, devo chiamare il taxi con la macchina con Uber. Ho la mappa, clicco, do l'indirizzo e via. 3-4 clic l'ho fatta. Pensa se dovessi scrivere, voglio una macchina, mi ritorna, dove sei? Sono qui, quanto costa? Faccio quale vuoi? Quale vuoi? Cioè, diventi pazzo. Quindi, secondo me stiamo un po' facendo, come sempre, quando c'è l'hype, stiamo facendo un po' di confusione. È vero e confermo quello che dicevo 3 anni fa, cioè l'app di messaggistica, quale essa sia, diventa sempre di più il punto di ingresso per l'interazione digitale, che è nativamente mobile. Da qui a dire che tutto avviene con l'esperienza di una chat, no, assolutamente no, secondo me. Beh, anche perché non sai mai le cose che non sai, quindi se non sai in quale bacino di contenuti puoi cercare informazioni, soltanto chiedere a un bot che non ti aiuta dandoti troppe possibilità è abbastanza difficile. Leggevo una statistica che secondo me è molto interessante di WeChat in Cina, dove i prodotti che tirano di più sono quelli del lusso. Quali sono gli altri prodotti che funzionano? Già il lusso su mobile, che mi compro una cosa molto costosa così da una chat, mi spiazza abbastanza. Quali sono gli altri trend, le altre categorie di prodotto e quali sono quelle che tu compreresti invece su mobile? Ok, allora, sulla prima domanda sul lusso. È un po' più articolato di così. Allora, in realtà, quello che tutti scrivono, cioè l'e-commerce su WeChat, per dire così un po' grossa, non esiste. Cioè, WeChat non è un e-commerce. WeChat permette di accedere a dei mobile site, ad esempio di e-commerce, e pagare usando WeChat Pay, che è il nostro wallet integrato. Ma non è lui un e-commerce, ok? E ha dei limiti di transazione, per cui il prodotto di lusso su WeChat non lo compri. Però cosa fai? E qui è molto intelligente l'uso che hanno fatto alcuni brand. Per esempio ci sta lavando molto bene Richmond con IVC, e adesso poi lo porta anche sugli altri. Loro dicono, la chat è molto intima. E avere una possibilità di acquisto one click crea opportunità di acquisto emozionale, esperienziale. Allora io cosa faccio? Ti faccio vedere l'orologio, ti assisto in chat, ti do tutto il servizio, poi ti dico, guarda, ti interessa? Dammi, diciamo, una cifra a caso, 100 euro, e io quell'orologio lì, proprio quello lì, te lo mando nella boutique che vuoi tu e c'è uno che ti aspetta. Okay. Vai quando vuoi e te lo compri lì. Quindi poi l'acquisto vero, la persona lo fa in boutique. Okay. E questo è geniale, perché i dati che stanno venendo fuori anche da noi in Italia adesso sono che quando tu generi online una transazione e la chiudi in boutique, tipicamente il cliente spende all'incirca il 40% in più. Perché una volta che è lì, e in boutique ci va perché ti ha dato 100 euro, quindi ci vai. Se il tuo venditore è bravo, fa upselling. Quindi ha ancora più senso, perché in realtà io sull'app guardo i sogni, cerco il caffè ho accesso a ogni angolo. E poi lì, tac, ti porto. Poi se vuoi il caffè di Starbucks lo paghi con WeChat, ma quello va bene, cioè è facile. Pensa che una cosa che a me ha sempre colpito, allora, e-commerce in Cina l'anno scorso 560 miliardi di dollari, quest'anno stimati 500 miliardi. La cosa bella è come vengono fatti questi 500 miliardi, nel senso che si dice, poi vediamo se sarà vero, 250 sono e-commerce che diventa mobile, e vabbè, qui diciamo è facile, hanno tutti lo smartphone, okay. Ma gli altri 250 sono acquisti in negozi retail fisici fatti col cellulare.
Okay. Questa è la vera frontiera. Parlavo tempo fa a un convegno di alta gamma, quindi tema lusso. E la cosa che a me faceva incavolare da morire, che dicevo a questi brand, era: mi chiedete tutti come investire advertising per prendere follower su WeChat. Felicissimo di vendervelo, va benissimo. Però voi avete un milione a Milano tutti gli anni. E cosa fanno? Shopping. Quindi entrano nella vostra boutique. E lì cosa fate? Digitalmente un tubo. Lì è il momento in cui li devi portare su WeChat. Sì. Chatta col mio sales associate. Agganciati alla wifi della boutique inquadrando un QR code. Vedi il convertitore di taglie. Tutto questo è fattibile via WeChat in modo molto semplice. Mm-hmm. E facendo questo, però, quella persona poi l'hai agganciata e continuerà a comunicare. Mm-hmm. Ed è lì che fai la differenza. WeChat Pay lo puoi usare anche nei posti fisici come altri prodotti. In Cina Android sì. Pay. In Cina sì. Qua abbiamo un problema normativo. Okay. In altri paesi europei sì, lo stiamo portando, sono transazioni cross-border. L'Italia su transazioni cross-border fisiche ha un po' di normative strane e bisogna un po' metterla a posto. Però sì, là è... WeChat Pay è molto semplice, lo agganci con una cosa tecnica che si chiama API e lo agganci al tuo sito, a WeChat, alla tua app o al tuo punto cassa nello stesso modo. È molto semplice, c'è qualunque bar. Uh-huh. Una cosa che invece potete già fare qui, immagino la normativa lo permetta, è comprare e vendere campagne pubblicitarie per inserzionisti sì. sulle piattaforme di Tencent? Sì, questa è una cosa che è cambiata recentemente, nel senso che noi ci siamo accorti, allora, piccola parentesi, Tencent in Cina ha 800 milioni di utenti attivi al giorno, okay. poca roba, e sono tutti profilati. Perché? Perché tutte le piattaforme social più importanti in Cina, circa il 95% del mercato, sono nostre. Cosa succedeva? Che Tencent non vendeva advertising direttamente a inserzionisti, o per, diciamo, detta alla cinese, overseas, perché chiaramente, vista dalla Cina, noi siamo tutti overseas. Mm-hmm. Questo faceva la fortuna dei centri media delle concessionarie e offriva un servizio molto basso. Perché? Perché io azienda, pensate di essere, prendiamo le AVC di prima, devo fare la campagna per dire che ho questo nuovo servizio, parlo col centro media, che parla con l'agenzia cinese, che parla con Tencent. Lancio la campagna, ora che mi accorgo che il banner era scritto male, la campagna è finita perché è tutto il giro. Quindi da gennaio lo vendiamo direttamente e quindi a un sacco di brand italiani, per mia fortuna, stiamo vendendo servizi di pianificazione advertising su tutti i mezzi nostri in Cina direttamente. Perché c'è un'attenzione verso un pubblico cinese interessato al brand italiano. Fate conto che il 40% del lusso mondiale è venduto alla Cina in questo momento e il 90% dei consumi cinesi di lusso avvengono fuori dal suolo cinese. Per okay. cui diciamo che... la sua importanza. Ok, c'è qualcosa che non ti ho chiesto che invece ci vuoi raccontare di particolare? Ma secondo me un tema per me interessante è l'evoluzione, un'altra cosa che vedo io di evoluzione dei social, cioè noi oggi siamo un pochino limitati secondo me nel modo in cui pensiamo all'utilizzo dei canali social, cioè che io usi Twitter, Facebook, quello che voglio, noi ragioniamo su devo postare tanta roba perché in qualche modo l'algoritmo fa passare qualcosina e divento no, virale, quello che è. Quando si ragiona sui social media cinesi, WeChat in particolare, la logica è totalmente opposta e questa è la cosa che ha mandato in crisi tanti investitori all'inizio. Cioè WeChat dice, se tu brand vuoi mandare un messaggio ai tuoi follower, fallo, e il loro telefono suona, non c'è algoritmo. Quindi okay. io mando un messaggio a broadcast, a tutti mi dice suona. Perché? Perché io sono una piattaforma, non ho nessun diritto di filtrare la comunicazione tra un brand e le persone che vogliono seguirlo. Il limite qual è? Puoi mandare un messaggio a settimana. Se poi le persone rispondono, vai avanti a dialogare. Se non se ti ignorano, per favore taci. Allora, questo a me, quello che piaceva di questa cosa, è che se ci pensi per un certo verso è un ritorno al passato. Perché non c'è intelligenza artificiale. È una roba molto basica. Vuoi parlare, l'altro ti ascolta, se non ti ascolta taci. Però là che sono così avanti stanno impostando tutta la comunicazione tra aziende e privati con delle logiche che sono totalmente scollegate da quello che noi facciamo qua e che sembrano addirittura obsolete. E questo invece potrebbe essere una cosa interessante nel futuro. Grazie Andrea. Grazie a te. Grazie a voi. Ok, proseguiamo. Abbiamo toccato un altro argomento che è abbastanza nuovo rispetto a stamattina ed è l'e-commerce. L'e-commerce mi interessa molto per agganciarmi al prossimo intervento, perché se non hai un indirizzo fisico dove farti mandare le cose che hai comprato,
abbiamo evidentemente un problema. Allora, introduco sul palco Chris Sheldrick, che è il co-founder di What Three Words. Chris praticamente cosa fa? Mappa ogni luogo della Terra dandogli un indirizzo, anche dove indirizzi non ce ne sono, anche dove non ci sono strade. E quindi è un nuovo approccio, in qualche modo, a creare indirizzi nel nulla. Chris. Thank you. Hello, everybody. My name is Chris. I am the co-founder and CEO of What Three Words. I'm from London, so I'm going to talk in English, if that's okay. I guess the first question is, does the world need a global address system? And I would say yes, because I used to work in music for 10 years, and wherever I tried to organize events in the world, everybody got lost. And this was a kind of a big problem, and so I thought about how to make a solution. Because when you look at global addresses, it's actually pretty bad. Most of these people here, they've never grown up to have an address like number 42 on the Viale Piave. It just doesn't exist for them. They have